U mraku podno Aurelijevih zidina, nedaleko glavnog rimskog željezničkog kolodvora, svakog dana iza 7 na večer, ilegalni migranti pronalaze slamku spasa. Za njih su tu volonteri humanitarne udruge, nastale 2015. Siamo qui in mezzo al niente, direi. È un punto dove ci hanno concesso di stare dopo il 42esimo sgombero del nostro presidio umanitario, dove distribuiamo tutte le sere, 365 giorni l'anno, cibo caldo, vestiti puliti, coperte alle persone in movimento, i people on the move, che sono fondamentalmente tutte le persone che sbarcano sulle coste italiane ma che non vogliono restare in Italia, vogliono proseguire il proprio viaggio altrove verso la Francia, la Germania e l'Inghilterra. Siamo purtroppo qui perché è l'unico posto dove ci consentono di stare per problemi di decoro urbano. È un posto molto difficile da raggiungere perché è invisibile. Nonostante questo, le persone continuano a trovarci perché con il passaparola sanno che qui hanno un posto di riferimento dove ricevere informazioni e dove avere un pasto caldo per la notte prima di proseguire il proprio viaggio altrove. Među njima je i dosta maloljetnika koji bježe iz centara takozvanog prvog prihvata jer ne žele podnijeti zahtjev za azilom na Apeninima. Večeras je ovo usputna stanica i nekolicini tek pristiglih Libijaca. Do sad je ova humanitarna organizacija, kažu, pomogla oko 110.000 ljudi u pokretu. Onima koji se dulje zadrže u Rimu, osiguravaju i pravnu pomoć ili šansu za makar i bazično obrazovanje. Io credo che il motivo per cui siamo stati in qualche modo espulsi tante volte, per cui siamo stati, non è tanto per il lavoro che facciamo, per il lavoro, perché credo che quello anzi sia un lavoro che anche le autorità riconoscono, che porti un giovamento a tutta la città, perché se noi diamo da mangiare, se noi diamo coperte, vuol dire che c'è meno gente che va in giro. Io credo che più l'idea di un simbolo, più l'idea che ci sia qualcuno che in qualche modo racconti la migrazione in un'altra maniera, che diciamo che accogliere è possibile, che non è uno sforzo difficile e che se ci riesce un gruppo di volontari può benissimo farlo le istituzioni. Tunis, Palestina, Sudan, Mali, Senegal i Gvineja, odande su pobjegli u obećanu Europu. Svaki od ovih mladića ima svoju tužnu priču. Nerijetko je dijele s cimerima za kuhinjskim stolom u jednom od tri stana koje mjesečno plaća Baobab. Nitko od njih nema dokumente, niti je dobio azil. Sono arrivato qua in Italia, nel 2020. Avevo 17 anni e 8 mesi. Sono arrivato con gli amici, sempre con la barca. Abbiamo deciso di partire la prima sera, però non siamo riusciti perché ci ha seguito la polizia e quindi se ne siamo tornati indietro e abbiamo provato il giorno dopo e poi abbiamo messo 24 ore per arrivare a Lampedusa e prima di Lampedusa ci ha incontrato la guardia di costiera e ci hanno accompagnato a Lampedusa, siamo rimasti lì 9 giorni e poi ci hanno spostato verso Sicilia. U centru za prihvat nije se dobro osjećao. Proveo je ondje niti 3 tjedna, pobjegao za Rim. Tu sada traži svoj komadić sreće. Semplicemente diamo un tetto sulla testa ai ragazzi, la possibilità di non pensare a mangiare, di fare un curriculum, di definire la propria situazione documentale e di cercare di trovare un lavoro. Quando questo progetto finisce perché le persone hanno raggiunto un'autonomia economica e abitativa, il programma chiaramente termina, ma è quello che dovrebbe fare uno Stato e noi diciamo sempre che se lo fa una piccola associazione di volontariato con soldi che provengono dall'autofinanziamento, lo dovrebbe fare uno Stato con risorse che sono pagate attraverso la fiscalità generale. Si tratta di 3 appartamenti al momento, uno di 6 persone, uno di 12 persone, un altro di 9 persone. Humanitarna organizacija ActionAid prisutna je u 42 zemlje svijeta. U Italiji se bavi analizom sustava prihvata i zadržavanja migranata. U suradnji sa sveučilištem u Bariju proučavali su razdoblje od 2014. do 2021. i došli do zaključka da je postojeći model, uveden još 1998. u potpunosti podbacio.
Abbiamo visto che quantomeno dal 18 al 21 il sistema detentivo funziona solamente per espellere velocemente persone provenienti dalla Tunisia, che sono il 70% delle persone che vengono rimpatriate, il 50% delle persone che entrano nei CPR, ma solamente il 18% delle persone che arrivano in Italia dal 2018 al 2023. Tražitelji azila koji bježe od rata ili diktatura, vlasti u prihvatnim centrima mogu zadržati najviše godinu dana. Sve druge kategorije migranata prema najnovijim zakonskim odredbama i do 18 mjeseci, što je i inače maksimum koji je odredila Europska unija. Ci finiscono anche ad esempio le badanti o colf o qualsiasi persona che a fronte della crisi lavorativa, della crisi occupazionale attuale, perde il lavoro, essendo magari il permesso di soggiorno legato alla condizione lavorativa, perdendo il lavoro, dopo un po' purtroppo si perde anche la condizione di soggiorno regolare e quindi possono essere portati in questi centri detentivi, da cui però si rimpatria effettivamente solamente il 49-50%. L'Italia anche quest'anno è riuscita a rimandare indietro 4.000 persone in Tunisia, in tutto, la maggior parte in Tunisia, rispetto a 155.000 arrivi. Le altre persone che vengono espulse, per il 60-70% ricevono un foglio di via dove si impone loro di andare via con mezzi propri entro 7 giorni. Significa creare un grande esercito di clandestini che o resta in Italia o supera le barriere italiane e si disperde in altri paesi europei. Velik dio ilegalnih migranata koji nemaju nikakvih papira završi i u najvećem talijanskom skvotu, smještenom u možda i najmultikulturalnijoj rimskoj četvrti Esquilinu, u zgradi koja je nekad bila sjedište Nacionalnog instituta za socijalno osiguranje. Simbolično, i danas ovdje pomoć dobivaju brojni socijalni slučajevi. Ovo je najveći takav centar u Italiji. E l'abbiamo occupato al centro di Roma con 18.600 metri quadri, adibito subito per l'emergenza abitativa. Attualmente sono situati e abitano 160 nuclei familiari di oltre 25 nazionalità diverse, con un centinaio di minori che frequentano le scuole dell'obbligo. Il piano terra, il meno 1 e il meno 2, altri 5.000 metri quadri, sono adibiti a servizi sociali, culturali e formativi per tutta la città. Paolo Perini vodi udrugu koja upravlja golemim kompleksom. Otkad zna za sebe, reći će, radi s migrantima. Između ostaloga, četvrt stoljeća bavi se obrazovanjem maloljetnih Roma u nomadskim naseljima na periferiji Rima. Do sad je izveo na pravi put njih 3.500. Noi ci siamo agganciati immediatamente negli ultimi tempi, negli ultimi anni, con l'esperienza di Mediterranea. Mediterranea è una ONG che salva le vite in mare e in qualche modo siamo entrati in collaborazione. E la collaborazione consiste che loro li salvano una volta che stanno in Italia, in qualche modo se devono fare dei trasbordi o delle visite qua a Roma hanno un'ospitalità. Noi diamo ospitalità ai migranti perché in un mondo che si chiude, in un mondo che erige muri, in un mondo che erige confini, pensiamo che le vite umane abbiano un valore superiore a quello che è il mercato e il profitto. Krov nad glavom u Spin Time-u pronašla je i 38-godišnja Comfort, rođena u nigerijskom gradu Beninu. S mužem i 4 djece živi ovdje već 10. godinu. Imaju pravno reguliran status. U Italiju je stigla sama 2015. Da bi se u nečemu što više sliči na balon nego na čamac otisnula u grupi od 100 nesretnika iz libijskog Tripolija prema obalama Lampeduze, morala je prvo preživjeti pakao pustinje. Hodala je, kaže, između života i smrti. Slijedila san o boljoj budućnosti. Inside the sea, I made a choice. If, for example, I just fell now, there is no tree in the sea which I can lay my hand on. In my right, in my left, it's very difficult for me. And inside that place, you see some people crying, some people wouldn't want help. But in my own aspect, I was just praying, just God, just for God to just make it possible for we to reach our destination. Some are crying.
So my experience there, it was so bad that you saw the group of people you came to, you are going together for a journey. At your journey, there is their destination. So it's a stigma for that person to witness that kind of a thing that will never leave the heart, because sometimes you remember, this person we were together, where is she, where is him now? They are no more. Because of the pain, some people fell inside the water. So that was the end of their life. Na ulaznim vratima skvota dva komada drveta, dijelovi migrantske brodice koja je potonula uz obale Kalabrije. Ci servono per rappresentare che un altro mondo non solo è possibile, ma addirittura è necessario. Un mondo dove non muoiano più gli esseri umani, così come possono circolare le merci, debbono circolare gli esseri umani. Hanno tutto il diritto e il dovere di farlo. Spin Time je uspio društveni eksperiment koji na jednom mjestu okuplja mlade, siromašne imigrante, pružajući otpor aktualnoj desnoj vladi koja ovo društvo želi izbaciti iz poželjne nekretnine. Grad Rim složio se otkupiti kompleks i dati ga na korištenje njegovim stanarima pod egidom jedinstvenog kulturnog modela koji pridonosi zajednici. Spin Time već dugo na svojoj strani ima i jednog važnog saveznika. L'idea di contattare il Papa ci è venuta uno o due anni dopo la sua elezione, in virtù del fatto che aveva indetto nel 2015 il Giubileo della Misericordia. E come action abbiamo deciso di scrivere una lettera chiedendogli un incontro. Lui rispose quasi immediatamente. Dopo un mese ci fece arrivare una lettera da parte di una suora e questa lettera ci diede la sua benedizione apostolica e diceva che pregava per noi, di proseguire la nostra lotta perché avrebbe pregato per noi. Poi è venuto il governo, diciamo, Conte-Salvini, e Salvini ci staccò la luce. Come ministro degli interni diede l'ordine di staccare la luce. Dopo una settimana di contatti con la regione e con il comune, visto che già veniva qua a fare attività soprattutto di assistenza, il cardinale Grajewski, l'elemosiniere del Papa, ha deciso di intervenire direttamente riattaccando la luce. Laknulo je tada svim stanarima Spin Time-a. Vijest je pak obišla svijet, prenesena je u 123 zemlje, s ponosom kazuju urbani skvoteri, kao jedna od glavnih vijesti u mnogim televizijskim dnevnicima. Osim privremenog smještaja, ilegalnim migrantima ovdje nude i pravnu pomoć u procesu traženja azila. Aktivisti tvrde da se situacija s položajem migranata u Italiji pogoršala već 2008. u prvim godinama ondašnje Berlusconijeve vlade. Europska migrantska kriza 2015. na Apeninima je samo potpalila plamen koji tinja do današnjih dana na zadovoljstvo Meloni i njezinih političkih saveznika. La condizione dei migranti in questo palazzo e delle persone che noi incontriamo anche nella nostra attività di sportello legale sono condizioni di gravissima marginalità, dovuta a due fattori. Il primo riguarda la precarietà legale. Il permesso di soggiorno è un meccanismo che non viene tutelato nel tempo. Ci possono essere leggi che determinati permessi di soggiorno li cancellano da un giorno a un altro a colpo di decreti del Consiglio dei Ministri. Quindi persone che erano regolari possono diventare irregolari ed è capitato ad esempio nel 2018 e nel 2023 con i decreti di Salvini e della Presidente Meloni. U rujnu 2022. Giorgia Meloni pobjedila je na parlamentarnim izborima mjesec dana nakon toga postala je talijanska premijerka i tada je neuvijeno poručila kako želi suzbiti ilegalnu migraciju koju smatra ugrozom za sigurnost talijanskih građana nečime što smanjuje kvalitetu njihova života. Ali Giorgia Meloni na tom svom putu, u tom svom naumu zasad nije postigla puno, napravila pozitivne pomake i iskorake jer lani je u Italiji ušlo gotovo 156.000 ilegalnih migranata, oko 52.000 njih više nego godinu prije. Mnogi od njih završili su i na rimskim ulicama. Zbog nepostojanja sporazuma o repatriaciji između Italije i mnogih zemalja iz kojih dolaze ti nesretnici koji kroče na Apenine, odbijeni tražitelji azila ne mogu se deportirati, pa vlastima ne preostaje ništa drugo nego jednostavno ih nakon nekog vremena pustiti na slobodu. Rimessa in strada questa gente può davvero diventare un problema, perché io concordo
che bisogna regolarizzare le persone. Investire nell'accoglienza è investire nella sicurezza di tutti, di tutto l'ambiente urbano. Investire in sicurezza vuol dire togliere manovalanza alla criminalità organizzata, perché se tu c'hai un decreto di espulsione e non lo trovi un lavoro e non torni neanche al tuo paese, l'unica cosa che puoi fare è o andare a fare lo schiavo nei campi di pomodoro oppure andare a spacciare, ad esempio, e lavorare per la mafia, quella vera. Magari quando non le tratte come cittadini, poi diventano così, diventano più aggressivi, più contro la società e contro... magari, come diciamo, si sfocano, perché non si sentono come persone. Puno je poraznih statistika vezano uz Italiju u otužnoj europskoj migrantskoj sagi. Između 10 i 20% ilegalaca koji stižu na Apenine jesu maloljetnici bez pratnje. Mnogi od njih ciljano lažu o svojim godinama kako ne bi postali taoci italijanskog prihvatnog sustava. You have to presuppose that person who has arrived is a minor. And in that case, the mayors become the tutors of the minor, unless you find someone else. So usually you don't find someone else. And of course, you need to provide them with education and many other things that adults don't need. And that's why mayors have often complained in Italy that they've been left alone. And it's true, actually. Nevladine udruge optužuju vladu Giorgia Meloni da na mala vrata pokušava zakonski uvesti kriminalizaciju i maloljetnih migranata, kršeći na taj način Istanbulsku konvenciju kao i konvenciju o pravima djeteta. Prema novom zakonu, maloljetnici stari između 16 i 18 godina mogu inače biti smješteni u prihvatne centre zajedno s odraslima. U prošlosti je to bila iznimka, sada je zakonski regulirano pravilo. La situazione è di bambini lasciati nei police station, nei commissariati, per giorni a dormire, senza le tutele, perché i comuni non riescono a far fronte alla presa in carico dei servizi sociali di questi minori, perché il governo non sta incrementando in nessun modo le risorse di accoglienza o le risorse dei comuni. Stanje je osobito teško u prihvatnim centrima za repatriaciju, navode aktivisti. Si tratta sostanzialmente di centri di detenzione, dove non viene rispettato nessun diritto umano e civile delle persone, non c'è nessun tipo di tutela sanitaria, non c'è nessun tipo di tutela rispetto legale, perché comunque le persone anche in un centro per il rimpatrio, in un CPR, dovrebbero poter richiedere asilo. Ci sono condizioni igienico-sanitarie pessime, le persone vengono sottoposte a terapie farmacologiche molto pesanti, che servono sostanzialmente a addormentare, a tranquillizzare fino al sonno tutte le persone che sono costrette ad essere lì, in maniera tale che si lamentino il meno possibile. Sono centri che vanno chiusi, recentemente un ragazzo si è suicidato nel CPR di Roma e ci sono numerose denunce per la chiusura di questi centri. Ma dobbiamo stare attenti, i CPR non sono l'unico problema che noi dovremmo affrontare. Le nuove politiche europee col Patto Europeo per l'Immigrazione e l'Asilo e le politiche italiane che hanno già sperimentato quelle logiche europee vanno verso la detenzione generalizzata dei migranti. Col decreto procedure e il decreto screening noi costruiremo delle zone di frontiera sul nostro territorio dove alcune simulazioni che abbiamo fatto ci raccontano di poter trattenere addirittura 90.000 persone l'anno. Forse è per questo che stiamo chiedendo aiuto all'Albania? S albanskim premijerom Ramom Meloni je naime potpisala sporazum koji predviđa da migranti čije brodice presrete talijanska mornarica budu upućeni u dva buduća centra na albanskom tlu. Prihvatni, kao i onaj u kojemu će čekati ishod procedure podnošenja zahtjeva za azilom. Prvi je to slučaj da zemlja članica Unije gradi takve centre u nečlanici, istina zemlji kandidatu.
Dobbiamo innanzitutto dire che i giudici italiani, che poi saranno competenti a esaminare tutti i ricorsi, sostengono che questa procedura è illegittima perché non è possibile applicare queste procedure accelerate di frontiera indiscriminatamente a tutte le persone che vengono salvate. Peraltro proprio in questi giorni la Corte Europea di Strasburgo, che deve dire l'ultima parola su questa, sulla legittimità di questa operazione, ha detto che non ci sarà nessuna sentenza di urgenza e che quindi il ricorso dell'Italia verrà esaminato nei tempi ordinari. Potrebbero occorrere anche diversi mesi, quindi i centri in Albania potrebbero anche non partire come promesso. 35,000 people will be there, will be lodged there every year and processed. And that's what you know, that's the intention of the government. But in the end, what we think might happen is that a much smaller number might end up in Albania. And even if they get there, they are brought there, the results of the asylum application is still that even if you're rejected there, you'll be returned to Italy, and then Italy will take care of the return to the country of origin. Quello che dovrebbe essere evitato, che non è scritto su carta, ma che Meloni ha ben rappresentato davanti alle telecamere, ovvero che le persone vulnerabili e le donne, quindi, perché sono state definite tutte vulnerabili grazie al decreto 124, che ha tolto un riferimento alle donne in gravidanza e lo ha lasciato a tutte le donne, quindi per tutte le donne sono vulnerabili, quindi non dovrebbero finire lì le donne. Che cosa facciamo? Separiamo le famiglie? Purtroppo abbiamo avuto una brutta e triste notizia che la Corte albanese ha accettato. Noi crediamo che sia improponibile, fuori da qualsiasi logica, però la società civile albanese si sta mobilitando contro la costruzione di questo centro, perché le persone, secondo il diritto europeo e il diritto internazionale, devono essere esaminate dal paese in cui approdano, non possono essere traslocate come pacchi in un altro paese non europeo che non sappiamo in che condizioni potrebbero stare. Si viola il diritto europeo alla difesa garantito dal diritto dall'Unione, si viola il diritto all'informazione, si viola il diritto d'asilo. Ne abbiamo discusso più volte in Commissione Affari Esteri, dove io siedo, ne abbiamo discusso all'interno delle aule parlamentari. Tantissimi invece costituzionalisti, professori universitari hanno assolutamente detto che questo accordo è fattibile. La legge è passata, nessuno lo ha vietato e pertanto riteniamo che non c'è alcuna motivazione per cui fermarla. Siamo passati da un sistema di fatto di accoglienza diffusa a un sistema di detenzione diffusa, perché è stato esteso l'approccio hotspot su tutto lo stivale, in tutto il paese, e le persone quindi possono adesso essere trattenute in ingresso. È stata aumentata fortissimamente la platea delle persone richiedenti asilo passibili di trattenimento in ingresso, a partire da quelle persone che sono provenienti dai cosiddetti paesi di origine sicura. E quindi che cosa accade? Che se arriva una persona proveniente da paesi di origine sicura, teoricamente dovrebbe essere trattenuto in ingresso per 30 giorni, qualora non avesse 5.000 euro e più da pagare come fideiussione, per l'espletamento della propria richiesta d'asilo, in detenzione, direttamente in detenzione. E che cosa sta facendo il governo italiano? Questo disegno non sta riuscendo praticamente, perché i giudici si sono rifiutati di convalidare il trattenimento in questo tipo di centri di trattenimento nuovi, che ne è sorto uno a Modica Pozzallo, e in questo modo noi stiamo cercando di delocalizzare il trattenimento in ingresso in Albania, quindi portiamo in Albania quello che i giudici italiani non consentono di fare in Italia, evidentemente perché è contrario alle leggi internazionali, al diritto d'asilo e anche alla nostra Costituzione. La realtà è che i flussi migratori non si riesce a fermarli, quindi il governo Meloni in campagna elettorale aveva promesso prima il blocco navale, che sappiamo è impossibile da realizzare oltre che legittimo, poi la politica dei porti chiusi, poi ancora gli sbarchi selettivi, quindi far scendere in Italia soltanto le donne e bambini, anche questo non è stato possibile. Alla fine adesso hanno scelto la linea della guerra alle ONG e la strategia di tenere le navi umanitarie il più possibile lontane dal Mediterraneo e il più possibile sequestrate nei porti italiani. Adesso con una retorica chiaramente di governo, chiaramente volta alla strumentalizzazione, proprio quando i dati parlano dell'8% di persone salvate dalle ONG, queste ONG vengono
tolte dal bacino del Mediterraneo con il pretesto della distribuzione dei migranti e quindi del carico dell'accoglienza su tutta Italia. Quindi le navi dell'ONG non vengono fatte sbarcare nei porti limitrofi, nei porti della Sicilia o al massimo della Calabria come avveniva prima, ma vengono dirottate a Civitavecchia, ma fin su anche in Liguria e anche chiaramente nel mare Adriatico. E questo cosa comporta? Comporta che il Mediterraneo resta sguarnito. E questo vuol dire, e anche qui non lo dice solamente un'organizzazione indipendente, ma lo dice l'OIM, lo dicono le agenzie delle Nazioni Unite, comporta un aumento esponenziale dei morti in mare e un aumento esponenziale e una diminuzione quindi anche dei salvataggi. Most parents in the boat, most parents die as well. Most parents die there. In my own set then there were two sisters born of the same father, the same mother. Then one have his own kids. But the mother did not survive it. But the sister, she's the one that takes responsibility for that kid that said, this is my kid. But there is nothing she can do because she cannot enter the water. I cannot swim. So how do you expect me to swim in that sea to save my sister? So there's nothing I can do. I have to hold my breath to reach my destination. Se noi guardiamo gli sbarchi negli ultimi 5 anni, gli sbarchi del 2023 sono addirittura minori di quelli del 2017. Abbiamo chiesto alla von der Leyen di venire a Lampedusa quando c'è stato uno sbarco di 6.000 persone in 36 ore. Quella è stata una manovra orchestrale e teatrale, perché guardando le percentuali di sbarchi sul porto di Lampedusa nel 2017 e nel 2016 con lo stesso numero di sbarchi, Lampedusa raggiungeva l'8% del totale degli sbarchi, perché c'erano le flotte che smistavano le barche. Quindi noi ci chiediamo, è stato scelto di creare questa emergenza su Lampedusa oppure è stata incapacità politica nel governare? Eppure su quella emergenza, sotto gli occhi di tutti, con la von der Leyen che è andata sull'isola, noi abbiamo prodotto ben 2 decreti che hanno smantellato i diritti di protezione internazionale. Ecco, questa io la chiamo propaganda, e in questo senso l'Italia, il governo italiano sta mentendo all'opinione pubblica. A Lampedusa purtroppo da tanti anni sono abituati a quelle che in Italia chiamiamo passerelle. Tanti politici europei, tanti governi italiani, non soltanto quello di destra, anche negli anni passati, ad ogni emergenza sono andati lì, ma poi purtroppo l'isola resta da sola. Lampedusa è un'isola che è sempre rimasta sola. La gente ha un grande spirito di accoglienza, ha accolto nelle proprie case i superstiti, ha dato i propri vestiti, ha dato loro da mangiare, ma poi quando si spengono i riflettori la gente di Lampedusa rimane sola. Alessandra Dziniti rođena je Sicilijanka, iza sebe ima 20 godina novinarskog rada na rodnom otoku, ali i na Lampedusi. Zadnjih 7 živi u Rimu, prvo je pero La Repubblica za temu migracija. Činjenicu da je lani u Italiju ušao najveći broj migranata od 2016. ocjenjuje kao sudar sa stvarnošću Giorgia Meloni, koja je postala žrtva svoje populističke politike iz oporbenih dana. Pa i Matteo Salvinija, koji je također obećavao da u Italiju neće ući nitko i za vrijeme dok je bio ministar unutarnjih poslova. I primi 2 mesi del 2024 hanno segnato un cambiamento radicale nella mappa dei flussi verso l'Europa. Frontex ci dice che nei primi 2 mesi del 24 sono arrivati in Europa clandestinamente sempre circa 30.000 persone, ma la rotta verso l'Italia del Mediterraneo centrale e anche quella balcanica via terra ha subito una diminuzione netta, meno 65 e meno 70%. Questo è un risultato per il governo di destra di Giorgia Meloni estremamente importante in vista delle elezioni, proprio a fronte dei 155.000 ingressi nel 2023, riuscire adesso a dire che finalmente i flussi diminuiscono è una carta fondamentale in campagna elettorale per poter dire, presentarsi in Europa dicendo ecco la nostra strada è quella giusta. E infatti l'ultima strategia del governo Meloni è quella di tornare all'attacco contro le ONG che in questo momento stanno tornando a riportare in Italia più persone, perché sono le persone che stanno ritornando a partire dalla Libia e non dalla Tunisia.
Noi non siamo assolutamente contrari all'immigrazione, ci mancherebbe, persone che scappano dalla guerra, rischiano la vita per attraversare il Mediterraneo, devono assolutamente in un qualche modo essere ascoltate, e questo nessuno lo mette in dubbio. Tuttavia dobbiamo cercare di capire quale tipologia di immigrazione arriva in Italia. È ovvio che in Germania, in Francia, in questi paesi arriva un'immigrazione spesso e volentieri chiamata anche da altri parenti che sono già inseriti all'interno del tessuto e della comunità locale proprio per cercare di inserirsi e di integrarsi. In Italia invece abbiamo avuto l'impressione che siamo stati lasciati da questi paesi, dall'Europa stessa, da soli negli ultimi anni a far fronte a numeri comunque importanti di persone che arrivavano, penso a Lampedusa, penso alle coste siciliane, poi dopo non avevano un posto dove andare o cercavano di affrontare un viaggio in paesi europei che invece bloccavano appunto l'arrivo di questi migranti, e a quel punto ci si trovava con persone non integrate, non pronte a poter essere inserite all'interno del tessuto sociale e che non sapeva dove andare. È chiaro che questo per l'Italia era un problema. Italija prvenstveno treba pomoć oko inicijalnog prihvata, a onda i planiranja učinkovitog sustava integracije, a ona u svijetu kapitala podrazumijeva i namirivanje potrebe za nekvalificiranom stranom radnom snagom. Oduvijek je na Apeninima postojao zakon koji određuje godišnju kvotu radnika iz zemalja izvan Europske unije koji mogu ući u Italiju. U prošlosti je ta brojka bila gotovo smiješna, a zapravo je legalizirala status onih koji su već boravili ovdje, nelegalno. Vlada Giorgia Meloni prvi je put donijela trogodišnji plan. U njemu ima mjesta za 450 tisuća radnika nedržavljana Europske unije. Beforehand, about 30,000 people were allowed to enter Italy each year before for the current government, and now this will increase to 120,000 and then 140,000 each year for 3 years. That's really a sea change, both in terms of the numbers, absolute numbers, and both in terms of the narrative of the government, that in the end has actually taken these measures a bit more away from the public, because again, still the narrative remains that Italy is not a place for non-EU migrants to be reached. But yes, the government is also patently aware that the companies in Italy need about a million people, to foreigners, and that's their estimate, to fill in order for the Italian economy to function. Il problema è che noi ci troviamo davanti a un sistema di ingresso legale che non funziona, che è vecchio ormai di 20 anni, di un sistema inaugurato con la legge Bossi-Fini, in un certo senso, che ha stabilito il decreto flussi e ha tolto la possibilità, ad esempio, di entrare tramite uno sponsor. E quindi che cosa dovrebbe accadere? Dovrebbe accadere che il datore di lavoro italiano chiama il lavoratore dall'esterno senza neanche conoscerlo. Quanto questa cosa è praticabile? Quanto questa cosa è realizzabile? È una legge assolutamente ipocrita. Il decreto flussi non risponde a quelle categorie di persone che potrebbero arrivare in Italia. Primo, perché tutti quelli che applicano il decreto flussi sono già qua. Perché non è possibile sottoscrivere un contratto di lavoro con una persona che io non conosco. Se io voglio assumere un badante per mia madre, come potrei prendere una persona che non conosco in un paese che non conosco? Quindi intanto tutti questi numeri che lei ha detto sono tutti numeri di persone che sono già qui, che hanno già contratti di lavoro non legali, che poi una volta ottenuto il nulla osta, il visto, tornano nel paese e tornano legalmente. Noi vogliamo cercare di costruire un'immigrazione controllata con persone che magari abbiano anche una qualifica affinché possano integrarsi meglio all'interno del territorio italiano. Questo è per noi molto molto importante. Una serie appunto di figure professionali ovviamente ci servono, ma all'interno del piano Mattei c'è proprio la volontà di provare a formare queste persone direttamente sul territorio affinché quando arrivino in Italia possano essere già preparate per inserirsi meglio all'interno del contesto lavorativo. Sì, conosco che vogliono venire, però non le consigliato. Magari devi andare a un altro posto. È perché è difficile stare qua. Economicamente difficile, oppure anche per trovare bene. Non c'è tanta differenza tra qua e Tunisia, è la verità. Non è che qua se lavora bene o per forza ti deve trovare bene, anche no. Può andare anche al peggio. Svega trećina radnika iz zakonskih kvota regulira svoj boravak u Italiji rješavanjem ugovora o radu ili dobivanjem dozvole boravka.
Bez sumnje, bez legalnih migranata koji čine oko 10% ukupne radne snage, talijansko gospodarstvo nema pogonskog goriva. Io voglio aiutare persone che scappano da guerra, da fame, da cambiamenti climatici, non solo perché mi servono a me per le mie industrie o per i miei pomodori o per i miei cocomeri o meloni. Io voglio aiutarli perché hanno bisogno di aiuto. I migranti sono in pericolo, non sono un pericolo, no? Dugoročno funkcioniranje treće ekonomije eurozone ovisit će sve više o kontinentu budućnosti. U siječnju je Meloni ugostila čelnike 46 afričkih zemalja. Sastanak na vrhu kao novi pokušaj strateškog pozicioniranja službenog Rima. Različite talijanske vlade u prošlosti su pokušavale sporazumima s afričkim zemljama rješavati strateške izazove, ne baš uspješno. Easily said, there are about 5 billion euros of increase in additional money that the plan will lay out for African countries in order to, you know, encourage development and private companies be able to invest there, together of course with these 5 billion of public money. This should make African countries more prone to development and so decrease migration. Well, I mean, both the logic of the plan and the possibilities of the plan seem to be in doubt. First of all, because we know that actually for very poor countries like African countries, when development starts, actually the migration tends to increase because you have more money to migrate where you would like to go. And secondly, these 5 billion euros, they are really a very small amount for sub-Saharan African countries. Just to give you an example, the United Arab Emirates just decided to invest in Egypt 35 billion euros. Upravo s Egiptom, Europska komisija predvođena šeficom von der Leyen te petero premijera, uključujući i Meloni, nedavno je u Kairu potpisala sličan sporazum kao i s Tunisom, koji se za sad pokazuje kao ključni europski sugovornik s druge strane Mediterana. Egiptu, koji prolazi duboku ekonomsku krizu, Brisel daje gotovo 7,5 milijardi eura u zamjenu za držanje migranata podalje od talijanske i grčke obale. Noi stiamo assolutamente cercando di proporre una nuova visione nei confronti del continente africano e per noi è fondamentale cercare di farlo attraverso questo piano che abbiamo chiamato Mattei, che di fatto vuol dire avere un nuovo approccio nei confronti appunto di un continente che sappiamo perfettamente avere una crescita demografica molto importante nei prossimi anni e che di fatto porterà anche ad una serie di opportunità economiche e commerciali importanti per l'Italia, per l'Europa, ma soprattutto per i paesi stessi africani. Sigurno je da se za takve planove mora mijenjati narativ vladajuće desne koalicije u Rimu. Meloni je dobila parlamentarne izbore uz slogan Talijani na prvom mjestu, uz antikorupcijsku, ali i izrazito antiimigrantsku retoriku, najblaže rečeno. Chiaramente parliamo di una narrazione completamente inesistente, infondata. Sappiamo perfettamente che l'Italia è un paese di emigrazione, non di immigrazione. Abbiamo tantissimi giovani che se ne vanno, molti più dei giovani che arrivano. Ma chiaramente questo ha inasprito quella che è la posizione dell'opinione pubblica, perché si sente quotidianamente raccontare di tematiche quali appunto la sostituzione etnica e l'invasione. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina sono arrivati un numero di rifugiati e profughi dall'Ucraina che è molto più grande del numero di immigrati dal resto del mondo arrivati negli ultimi 4 anni. Eppure non leggerai da nessuna parte che c'è un'invasione degli ucraini, non leggerai da nessuna parte che, come dire, che la razza italica va verso l'estinzione per colpa degli ucraini. La condizione di narrazione del governo Meloni è una delle narrazioni più devastanti e terribili che abbia mai visto nei miei 20 anni di esperienza. I migranti sono un problema, nelle parole del governo, un problema di sicurezza, un problema di criminalità e devono chiedere per favore per accedere a un diritto internazionale che l'Italia ha riconosciuto. In quest'ottica sono andati 6 decreti che il governo Meloni ha fatto da gennaio a ottobre, che hanno devastato la possibilità di accedere a una protezione. Viene in qualche modo usato lo spauracchio dell'immigrazione come per dire ora parliamo di questo.
In Italia di immigrazione si parla moltissimo, però è sempre a senso unico, è sempre molto legata al tema della nostra sicurezza. Io credo che quando parliamo di immigrazione c'è un problema di sicurezza, ma è la sicurezza delle persone migranti. E molte delle sue dichiarazioni sono state contestate in questo anno e passa di governo Meloni. Ricordo innanzitutto quello del tristissimo giorno del naufragio di Cutro, in cui la prima cosa che ha detto è dare la colpa alle famiglie, soprattutto erano quelle, sappiamo, tutte famiglie siriane ed afghane, quindi persone che potenzialmente in Italia avrebbero avuto tutti l'asilo, perché avevano tutti i requisiti per averlo, e che non riuscendo ad arrivare con i corridoi umanitari, né tantomeno con i visti, sono state costrette a mettere i loro figli su quelle imbarcazioni. Di certo non era, diciamo, un gesto di autolesionismo. Nessun genitore mette un figlio su una barca di quelli, se non perché dalla terra a cui parte c'è la morte sicura. E anche ancora Piantedosi ha parlato di carico residuale, sono delle parole che poi lui ha cercato di rettificare, ma nei primi mesi, quando il governo dalle ONG voleva far sbarcare soltanto le donne e i bambini, ha detto che gli altri, il carico residuale, cioè gli uomini forti e sani, quelli sarebbero rimasti sulle navi delle ONG senza approdare in Italia. È una narrazione particolarmente odiosa. Il ministro degli interni parla delle persone migranti come carichi residuali ed è una cosa spaventosa, nel senso che ministri di questo governo, ministri, qualsiasi ministro, ma soprattutto in un'Italia inserita in questo contesto europeo, dove, ripeto, chiudersi ci fa solo del male. Noi dobbiamo aprirci invece alle possibilità che questo mondo ci dà e soprattutto dobbiamo essere accoglienti. Oggi l'accoglienza per noi è la nuova resistenza. They have to know my story. They have to know where I'm coming from. They have to know what brought me here. Because if I'm okay, I have to take a visa, buy my ticket, go to another country to further my education or to look for my dreams. But why did you think I don't have money for ticket? I risk myself to take the desert, to take the Mediterranean Sea, to come to your country. Do you think I'm okay? I'm not okay. If I'm okay, I would take that risk of my life. Prema UN-ovim italijanskim statistikama, više od 60% imigranata koji su lani iz Sjeverne Afrike ušli u Europsku uniju iskrcalo se najprije na talijansko tlo. Međunarodna organizacija za migracije govori o više od 3000 njih koji su se na tom putu utopili. Non fa abbastanza non per la migrazione illegale, ma non fa abbastanza perché non istituisce una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e poi non fa abbastanza perché non superiamo un regolamento iniquo, anacronistico come il regolamento Dublino che impedisce movimenti secondari. Sappiamo benissimo che le persone non vogliono rimanere in Italia, che non ha un sistema di welfare, diciamo, efficace e che quindi vogliono raggiungere altri paesi d'Europa anche molto spesso perché hanno delle reti parentali o amicali che possono sostenerli e quindi sarebbe in loro diritto ricongiungersi con loro. A causa del regolamento Dublino questo non può avvenire ufficialmente. Novi EU pakt o migracijama i azilu Italiju i dalje obvezuje na registraciju velikog broja migranata koji idu prema Europi. A aktualna vladarica Palače Kidži trebala bi svojim kolegama u Berlinu i Parizu primjerice i dalje jamčiti da sekundarni migrantski valovi neće dopirati do Njemačke ili Francuske. Nezadovoljno sadržajem pakta, 9 talijanskih nevladinih organizacija uputilo je nedavno pismo europarlamentarcima nakon što su više od pola godine diljem Apenina objašnjavali sadržaj dokumenta građanima. Od zastupnika traže da ne podignu ruku za njegovo prihvaćanje jer nije u interesu građana Unije, poručuju, kao ni u interesu izbjeglica kojima se priječe pristup međunarodnoj zaštiti. Noi crediamo che le politiche di accoglienza in Italia e in Europa stiano mano a mano transitando verso il controllo e la detenzione, visti i numeri che dovremmo trattenere. E quindi l'altra cosa che chiediamo al governo Meloni è: qual è l'interesse dell'Italia che loro hanno fatto in Europa se noi saremmo costretti a trattenere e a gestire
la totalità dei flussi che arrivano in Europa? Dove sta la solidarietà che loro hanno chiesto e che di fatto non c'è? L'Italia ha gestito flussi migratori ben più ampi. Nel 2015, nel 2016 abbiamo sfiorato i 200.000 ingressi in un anno. E l'Italia ha un sistema di accoglienza molto importante, molto tarato, sia sulla prima accoglienza nei porti, ma anche su proprio i centri e anche la cosiddetta accoglienza diffusa nei comuni. Quindi il sistema Italia è adatto ad affrontare una simile mole di arrivi. 150.000 sono tanti, non sono pochi, ma se si fosse programmato l'Italia avrebbe saputo gestire tranquillamente questo problema. Noi avremo quindi dalle 70 alle 90.000 persone facendo delle proiezioni di sbarchi da trattenere perché provenienti da paesi sicuri e da rimpatriare. I rimpatri sono fermi tra il 6 e il 10% perché non è possibile rimpatriare le persone nei paesi di origine perché non ci sono accordi. Una cosa che però è molto pericolosa ed è prevista dalle norme europee e anche italiane è la possibilità di rimpatriare in paesi terzi dei quali tu vieni. Potremmo mai accettare ad esempio che rimpatriamo in Libia le persone quando la Libia sotto gli occhi di tutti è un paese che viola diritti? Sulla dislocazione dei migranti secondo me è un falso problema perché come dicevi te soluzioni dei migranti in Germania o in Francia sono 3-4 volte di più di quelle italiane. L'Italia ha un problema di prima accoglienza, ma quasi tutti i migranti che vengono e che approdano nelle coste italiane poi sono già in qualche modo intenzionati ad andare in altri paesi d'Europa. Gli incontri che ci sono stati da parte del Presidente del Consiglio Meloni nei confronti di tanti paesi, i viaggi che ha fatto, penso ovviamente a Francia, Germania, le tante volte che è stata a Bruxelles a portare questa problematica, abbia fatto sì che il tema migratorio non sia più soltanto un problema dell'Italia o di un paese, ma sia diventato finalmente un problema europeo. E spero che ovviamente con il prossimo pacchetto e anche in virtù delle elezioni che ci saranno, diventerà veramente uno dei temi principali per quello che saranno le politiche europee. I would say life, I'm expecting more because my dream and my plan, I'm still pursuing it. If by the special grace of God, I will get there soon. So I'm so pursuing the future of my children too. Because I want them to have a better future than I. They have to finish their school, college, everything, get good certificates, so have a better life than I was. Che mi trovo bene. Casa, lavoro, magari poter fare le ferie o poter viaggiare magari dove vorrei. Per me basta così, non è che sto chiedendo di diventare ricchissimo. Noi non riusciamo a trattenere neanche i migranti. L'Italia è un paese che si sta svuotando. L'anno scorso 230.000 persone, giovani italiane, hanno lasciato il paese. Siamo a nascita sotto zero. L'Italia è un paese destinato a finire così. Italija ima jednu od najstarijih svjetskih populacija, koja se smanjuje jednom od najbržih stopa na svijetu. Do 2050. Više od trećine Italijana bit će starije od 65 godina, predviđa Državni statistički ured. In demographic terms, yes, Italy is shrinking. We will have about 5 million people less by 2050. That's about 10% of Italy's population that will disappear. And this is actually a problem, and we know that it cannot be solved right only through migration, but it can help to assuage the problem. Sono assolutamente d'accordo che non sia un problema, che possa essere una risorsa, ma che viene dipinto come un problema continuamente affinché quelli che sembrano degli interventi forti contro l'invasore esterno di fatto consentano al governo di controllare meglio gli stessi italiani in un certo modo. Sicuramente la campagna elettorale troverà sul tema migranti in Italia, ma non soltanto, perché dobbiamo dire che anche negli altri paesi europei c'è stata una virata a destra e una stretta, perché il nuovo patto asilo e migrazione certifica che tutta Europa, chi più chi meno, ma diciamo tende a dire alla propria popolazione: noi abbiamo deciso di difendere i confini dell'Europa. Il messaggio che
passa e quello su cui tutti i governi si giocano queste elezioni europee è proprio la difesa dei confini d'Europa, non la gestione dell'accoglienza e dell'integrazione. Najnovija istraživanja pokazuju da se iza europskog horizonta polako pomalja nova migrantska kriza. Frontexovi podaci govore o 380 tisuća ilegalaca koji su lani ušli na teritoriju Unije. Treću godinu zaredom trend je u porastu. Novo ishodišno žarište postaje politički nestabilna i ekonomski poharana Zapadna Afrika. Mnoge situacija ondje podsjeća na Bliski istok 2015. I da u Rimu ne vladaju desni, za Italiju su migracije tema broj 1 europske predizborne kampanje.